Recentemente, Tiziano Ferro è stato al centro di discussioni accese, specialmente dopo le affermazioni di Mara Maionchi nel programma Belve. E anche Selvaggia Lucarelli non ha esitato a dire la sua. Tiziano Ferro nel mirino e poi i Ferragnez. La produttrice discografica ha messo in luce come Ferro, nonostante sia stato scoperto musicalmente da lei e suo marito Alberto Salerno, non abbia mostrato grande gratitudine nei loro confronti. In risposta, Ferro ha utilizzato i social media per chiarire che non c'è mai stato alcun vero conflitto tra lui e i Maionchi, negli anni in cui si sono incontrati. Ferro si è chiesto perché Maionchi non avesse discusso direttamente con lui di queste sue perplessità. Caso Tiziano Ferro Maionchi. Anche Selvaggia ha qualcosa da dire. Ma perché Selvaggia Lucarelli è entrata in questa storia? E perché vengono coinvolti Fedez e Chiara Ferragni? La polemica tra Ferro e Maionchi ha dominato le discussioni recenti, e sembra che Ferro abbia cercato di distogliere l'attenzione dalla controversia condividendo su Instagram una foto felice con i suoi figli. Tuttavia, questa mossa ha suscitato la critica di Selvaggia Lucarelli, che ha paragonato il gesto di Ferro a quello di Chiara Ferragni e Fedez, noti per utilizzare immagini dei loro figli nei momenti di controversia. Lucarelli ha commentato sarcasticamente: come placo le polemiche? Chi vi ricorda? Il commento di Selvaggia Lucarelli su Fedez e il Kodakons non finisce qui. Nelle stories successive, Lucarelli ha colto l'occasione per fare una frecciata anche a Fedez, che era atteso in tribunale per una causa contro il Kodakons. Con una storia in cui appare Fedez che fa un gesto scurrile, Lucarelli ha commentato: il dito medio al Kodakons. Vedo che ha capito tutto, questi sviluppi lasciano aperte molte questioni. Tiziano Ferro risponderà ulteriormente alle critiche? E quale sarà il prossimo capitolo in questa saga di tensioni e polemiche pubbliche? Restiamo in attesa di scoprire come si evolveranno questi intriganti intrecci tra personaggi noti dello spettacolo italiano.